Puntualità, comfort, silenziosità, spazi ampi e sedute comode, ma soprattutto indole sostenibile. Sono le principali caratteristiche del Traino Tua Pescara-Roma, inaugurato ieri con prima corsa in partenza alle 10:40 e arrivo puntuale, per ora alla stazione Tiburtina, alle 13:55. A partire dal mese di giugno si sbarcherà a Termini e, in prospettiva, Vaticano e aeroporti. A bordo dell'Ignazio Silone gli ambienti risultano perfettamente adeguati anche ai diversamente abili e alle carrozzine. Nel complesso un viaggio piacevole che si aggiunge agli altri collegamenti, per lo più su gomma, e che offre anche la possibilità di godere di scorci e paesaggi ineguagliabili che si possono vedere dall'ampio finestrino. Il futuro è il ferro, si sente dire da più parti, intendendo anche integrazione. Qui, per esempio, si può portare la bici e caricarla durante il viaggio. Ad accogliere i primi passeggeri anche un kit di benvenuto della TUA e di Terme di Popoli. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, questa sfida che ci aveva lanciato la Regione, il Presidente Marsilio, di far partire questo treno oggi e quindi con tutti gli uomini della divisione ferroviaria, lavorando alacremente, siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Io colgo l'occasione proprio per ringraziare tutte le maestranze, i tecnici, la divisione ferroviaria, qui accanto a me il dottor Dolfi, i nostri meccanici, i manutentori, i responsabili del movimento, tutti gli uomini di TUA. Che lavorano giù a Lanciano, nella nostra divisione ferroviaria, che hanno permesso, insomma, di realizzarsi di questo obiettivo che oggi stiamo festeggiando tutti quanti insieme. Questo è un treno altamente innovativo, sia da un punto di vista tecnologico che ecosostenibile, per il fatto che è costruito col 97% di materiale interamente riciclabile, compresi i fluidi, gli oli e i gas presenti sulla macchina. E soprattutto ha una componente, diciamo, di impatto ambientale molto, molto importante per il comfort dei passeggeri nel rispetto dell'ambiente. Infatti può portare fino a 300 persone sedute e 520 in piedi complessivamente. I sedili sono tutti quanti ergonomici, perciò consentono il supporto lombare per evitare scossoni durante il tragitto. Il riscaldamento e l'illuminazione si regola a seconda la presenza, la quantità di passeggeri presenti a bordo e tutto quanto il resto viene dato da una velocità altamente performante per questa linea che andiamo ad affrontare a binario unico come la Roma-Pescara. Il futuro del trasporto pubblico è questo, dobbiamo recuperare i decenni persi facendo l'esatto contrario, in cui si tagliavano treni e ferrovie e non si investiva sul materiale rotabile. È quello che noi stiamo facendo, questo è uno dei treni nuovi di proprietà della TUA, acquistati con i nostri fondi, intitolati a personalità e celebrità abruzzesi. Abbiamo fatto una corsa di rodaggio, questa è solo la prima, nelle prossime settimane se ne faranno altre nei giorni festivi, poi inizieremo a farle tutti i giorni, poi raddoppieremo facendo due coppie di corse al giorno fino ad arrivare a giugno. È programmato l'arrivo a Termini con 3 ore di viaggio, quindi accorciando di un altro quarto d'ora e arrivando più avanti. Avviciniamo l'Abruzzo alla capitale, attraverso la capitale lo avviciniamo al mondo intero.